Un saluto a voi tutti, bentornati al nostro spazio di Cineamando, uno spazio cinefilo che però cerchiamo di ampliare a tutto l'audiovisivo, soprattutto quando ha qualcosa di bello da raccontare. In questo caso è una bellissima storia quella che vi presentiamo tra pochissimo, una storia di famiglia, potremmo dire così, perché il protagonista di questo documentario, di questo corto docufilm, è Nino Camardo, un pittore oggi ormai anziano, ma che ha fatto davvero storia e che è stato conosciuto e acclamato in tutto il mondo, è considerato uno dei principali esponenti del Naif e ha avuto, come ascolterete tra poco, alcuni padrini artistici di quelli davanti ai quali togliersi il cappello, da Picasso a Guttuso, a Salvador Dalì e tanti altri. Ma a rendere ancora più intrigante, bello questo viaggio, questo spaccato, un racconto di vita e di arte, è l'autore, perché è il figlio di Nino, ovvero Alessio Camardo, che ci ha gentilmente concesso questo suo lavoro affinché lo trasmettessimo e affinché potessimo insieme a lui rendere omaggio e tributo a questa bellissima persona, oltre che un grande artista. Quindi buona visione. Sono partito dal mio paese, Pisticci, provincia di Matera, Lucano. Avevo 12 anni, mio padre era un grande terriero e purtroppo vedevo i miei fratelli con le facce bruciate. Io non volevo fare quello che facevano loro, perché dovevano lavorare più della gente che lavorava per mio padre. E io non volevo fare. A scuola ero molto duro. Era il primo della classe, ma solo di banco. Decisi di andare via, avevo 12 anni, disse a mia madre che partivo e lei mi disse che la porta era là e io dissi di prepararmi la valigia, lei mi disse no, che dovevo guadagnare. Partì con una piccola valigetta che c'era un paio di mutandine, un paio di calzini e basta. Approdai a Roma, Benevento. Ho girato tutti, ho fatto anche delle comparse, però mi sono dedicato all'arte. La mia passione era questo. Io amavo la pittura e il mio paese giustamente non lo potevo fare.
avuto la fortuna di conoscere grandi maestri che sono stati come mio padre, cominciando da Martin Kroll, Salvatore Fiume, Salvatore Dalì, Pablo Picasso, Harry Moore, Renato Guttuso, Giorgio De Chirico, Giuseppe Migneco, Ernesto Treccani e tanti altri loro che sono stati i miei padri. Ringrazio loro perché mi hanno dato questa fortuna e molte volte tra di loro litigavano chi mi aveva scoperto per primo. E io dicevo, ma siete tutti i miei padri, vi ringrazio voi. Se sono qua. Sono stato il primo a esportare l'arte nel mondo, perché ho girato il mondo. L'arte naif. Sono l'ultimo dei padri dei naif. Ho girato il mondo, da cui sono tra le gallerie e musei in America e da tutte le parti del mondo. Anche questo grande piacere di conoscere Mike Buongiorno, Sandra Mondaini, Raimonda Vianello, Franco Ciccin Garcia, Monica Vitti, Gian Maria Volontè. Ho conosciuto anche cantanti da Renato Zero, Riccardo Conciano, Mina, Lucio Dalla e tanti altri. Sono molto orgoglioso che mi venga a trovare tutti i miei grandi amici da tutte le parti del mondo. E non solo, ho ricevuto oltre 37.000 messaggi, di cui ringrazio tutti. Mi è noto molto per 5 volte, anzi 6 volte. L'ultima volta è una galleria di Roma. Beh, questa è una bella cosa che mi consola, anzi mi dà ancora più vita. Io spero, non è molto che dipingo, ma sono oltre 58 anni. Spero di poter dipingere ancora per qualche anno. Speriamo. Che Dio ci aiuti. Guardatevi allo specchio la mattina quando vi alzate, e lo specchio è veritiero, vi dice quello che siete, non parla, ma dice la verità.